Hola amigos del Million Latin Festival, yo soy Manuel Feula. Y yo soy Paula Romina y estamos aquí con la banda del MLF Records, los J9. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntanos. Todo bien, todo bien, todo bien. Allora, diciamo un po' che questa intervista sarà un po' in italiano e un po' in spagnolo, dato che sono due lingue che usate voi tutti i giorni, un po' spagnolo perché alcuni di voi, cioè tutti siete latini, ma alcuni di voi appunto sono cresciuti qua in Italia e ormai l'Italia fa parte della vostra cultura, quindi lo diciamo ai nostri amici telespettatori. Diteci un po', allora l'anno scorso abbiamo visto il mega successo di Apuesta, che è stato il vostro album di debut come band del MLF Records, e quest'anno abbiamo visto questo nuovo successo che si chiama J9. Io vorrei sapere come mai avete deciso di chiamare l'album con il nome della band J9. Perché quest'album parla molto di noi, ci rappresenta veramente tanto e c'è veramente tante parole che abbiamo scritto noi, anzi no, tutti i testi li abbiamo scritti noi, cosa che l'anno scorso non c'era. Quest'anno c'è molta essenza nostra e quindi per questo J9, perché ci rappresenta molto. Abbiamo avuto l'opportunità di scrivere praticamente tutti i testi noi da soli e rispetto all'anno scorso siamo molto maturi. Siamo maturati veramente tanto. Ok, quindi questo album rappresenta proprio l'immagine che ad oggi è diventata la band intera. Esatto. Giusto? Esatto. Beh, noi abbiamo sentito un sacco di canzoni e ci vogliamo complimentare veramente tantissimo. Abbiamo visto tutte le date e grazie, ci sono canzoni veramente pazzesche che ovviamente consigliamo ai nostri amici di andare ad ascoltarle. Però già di molte canzoni che stanno dentro dell'album chiesero parlare di una in particolare, analogicamente. Chi non va a parlare di questa canzone? Analogicamente un pezzo veramente, es una canción bellísima, realmente bellísima, bellísima, y habla del mensaje del amor, del regresar atrás, a volver a amar en un modo mucho más analógico, porque ahora está todo lo que es el digital, y yo creo que el digital es va representado con solo números, sin vías de medio, no sé cómo explicarlo, sin puntos en medio. Lo digital es 0, 1, 2, 3, 4, 5, lo analógico es 0, 0.1, 0.2, 0.3 hasta llegar al 1. Quindi quiere decir prácticamente que hay tantas partes en el medio que se puede hablar, amar y sentir con el cuerpo de otra persona, el face to face. Entonces queremos regresar a eso y nos sentimos así. Analógicamente es una realidad que habla del amor esencial que un tiempo había, que quizás también hay ahora, pero hay siempre menos. Entonces lo que queríamos a los jóvenes de ahora es dar ese mensaje de amar realmente, ¿ok? Y de no estar siempre con esas cosas más duras, sólidas, que nos puede ser, ¿cómo? O digitales, que nos viene con el digital. Entonces eso es lo que queremos llegar a eso. Somos cuatro chicos que amamos, tenemos unos corazones analógicamente grandes y entonces por eso estamos dando todo eso en nuestras canciones y analógicamente nos representan muchísimo a nosotros. Y también contaron muy bien la historia de la canción en el videoclip. Sí, el videoclip fue una parte muy linda, muy linda. Ivy, cuéntala tú el videoclip. Ay, claro, tuvimos la oportunidad de trabajar con Dalilú para ese videoclip y te puedo decir que pues el mensaje que está detrás de eso era hacer, digamos que cada uno de nosotros trajo a la escena algo analógico, un recuerdo de nuestro... Entonces, digamos que esa era la conexión tra la canción que era analógicamente y demostrar a las personas que pues querer es algo que va más allá del digital, del que digital, es el teléfono, claro. ¿Me entiendes? Y sobre todo tanto mar, tanto cielo, tanta naturaleza, que es de ahí donde parte todo, la creación. No hablamos de religión en esta canción, citamos a Dios que nos dio tanto tiempo para amar, nos dio este mundo para poder respirar y amarnos todos. No es una canción de religión, pero ahí está también la naturaleza, entonces... Qué mejor estar en una locación tan bella, de natura, donde había solamente estábamos nosotros, recuerdo, un lindo paisaje y el cielo. Entonces, yo creo que la MLF Records, la producción y también Dalilú, centraron muy bien lo que queríamos decir nosotros con esas palabras. Para contar la canción en un videoclip. Sí, se podría decir que ustedes eran una parte chiquititita de ese paisaje que podía representar un poco el amor. Exacto. El amor inmenso que cada uno de ustedes puede probar hacia otras personas, el amor el amor ese que es tan sincero que se convierte en algo multifacético también, ¿sí o no? Estoy muy de acuerdo contigo.
Yo creo que en estos tiempos estamos viviendo totalmente acelerados todos, que a veces no nos damos cuenta de dónde somos y dónde nos aparten, de dónde pertenecemos. Yo creo que ahora en estos momentos la búsqueda de ese amor es muy esencial para cada uno de nosotros, para tu estar bien contigo misma y poder dar amor a otras personas. Y de verdad, este tiempo que nos hacen correr tanto, a veces nos hacen perder el filo de nuestras vidas y por eso nació analógicamente. Yo creo que porque para... pegan a este filo y sigamos caminando juntos. Claro, y el amor a la final es lo que une a todas las personas y a todos los seres humanos. Allora, io ritorniamo all'italiano e vorrei un attimino parlare un po' della vostra collaborazione con il gruppo Extra in Toloco. Raccontateci com'è nata questa collaborazione. Allora, diciamo che incontrare il gruppo Extra è stata un'emozione incredibile. Noi l'abbiamo visti come artisti magnifici, e mi ricordo che il nostro manager Fabio 20 minuti prima ci ha detto: guarda che dovete cantare una canzone con loro, e eravamo tipo tutti agitati. Mi ricordo Sky che era agitatissimo, io che stavo leggendo il testo, ricordandomi il testo che devo cantare tra 5 minuti, però c'è stata una chimica sul palco che è stata incredibile veramente, e grazie a questo abbiamo avuto l'occasione di collaborare con loro con il nostro pezzo, il nostro inedito, che poi abbiamo fatto il remix con loro, che è Toloco Remix, giusto? E appunto anche quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di cantare con loro, però questa volta la nostra canzone, e insieme sempre a loro a Gruppo Extra, ed è stato davvero magnifico. Un sogno compiuto, esatto. Sì. Ma sogno quindi compiuto. Loro vi hanno ascoltati proprio mentre eravate sul palco e hanno detto: ok, io voglio fare il remix con questi ragazzi, e vi hanno proprio sentiti mentre stavate cantando dal vivo, no? Non proprio così. O no? Diciamo che noi abbiamo collaborato anche con il loro produttore, che è Rino Extra. Okay. E Rino Extra aveva fatto ascoltare la nostra canzone, che è appunto stata prodotta da Rino, Toloco. E il manager Fidel aveva ascoltato e ha detto: ma questa canzone mi piace veramente tanto, e da lì è nato tutto. Wow, che storia pazzesca! E anche il video super bello, pieno di colori. Io quei colori li amo. Devo dire che anche la copertina è stata veramente un'idea molto bella, e che tra l'altro trasmette molto l'idea dell'estate. Sì, infatti invito a tutti i telespettatori a guardare questo video, Toloco Remix, gruppo Extra G9. Sì ragazzi, a proposito di collaborazioni, in questo nuovo album proprio intitolato J9 c'è questa collabo molto molto bella e soprattutto inaspettata con Kenji. Invece raccontateci un po' com'è nata questa collaborazione. Allora Kenji, ti devo dire che è nata... l'ho portata io la canzone sul tavolo, l'ho portata ai ragazzi e gli è piaciuta tantissimo, e questa canzone poi l'abbiamo portata ai manager, anche a loro è piaciuta. Non era inizialmente, diciamo, non era una versione cumbia, è nata da una ballada, no? Sì, una canzone lenta, e non abbiamo scelto noi la collab con Kenji, ce l'hanno proposto i nostri manager ed è nato così. Anche Kenji è piaciuta, si è emozionato con questa canzone e l'ha portata alla cumbia, che poi avendo io già la cumbia nel tuo DNA praticamente, allora diciamo che c'è stato proprio quella, come se ci siamo capiti, no? Okay. E quella connessione proprio tra tutti e due. Ed è nato questa collaborazione bellissima. Bellissima, ragazzi, soprattutto una cosa inaspettata, perché poi l'anno scorso proprio abbiamo visto che c'è stata questa chimica tra voi e tutta la famiglia Zucker. Sì, esattamente. Vero? Infatti c'è già stata questa chimica nel palco nel 2022, e aver la possibilità che quest'anno abbiamo portato nell'album I Te Vas, cioè per noi è stato incredibile, non ce l'aspettavamo davvero. Sì ragazzi, e noi vi auguriamo sicuramente moltissime altre collaborazioni di successo come questa. E aspettiamo sicuramente questo 28 luglio cantare tutti insieme I Te Vas, insieme a Kenji. Fue un anno di molto éxito dell'anno passato hasta il día de hoy. ¿Cómo cambió J9 en este año? En este año hemos cambiado tantísimo. Yo creo que ha sido un año de madurez, de haber aprendido el año 2022 tantas cosas para ponerlos en la pista en el 2023. Y este 2023 haber aprendido nuevas cosas para el próximo año en llegar.
creo que lo que G9 ahora está dando es con naturalidad, es la esencia al 100% de lo que somos nosotros, y sobre todo hemos ampliado el set, digamos, musical. Entonces estamos colaborando con el maestro John Mucha, tenemos también nuestra musicista baterista Elisa, italianísima, que creo que cerró bien el círculo musical que queríamos llegar. No sabemos lo que vendrá, qué locuras vendrán en el 2024, no sé si nos lo permitirán, no lo sabemos, pero ahí estamos ahí soñando y viendo, pero yo creo que son cosas muy lindas, pero también son cosas no tan fáciles de a veces obtener por una serie de cosas en un palco y por lo que estamos haciendo. Pero yo creo que todo esto que hemos dado hasta ahora, el sacrificio y lo que nos han dado también la MLF Records en apoyo emocional, como también ese respaldo que hay que tener para un artista, está dando sus frutos. Y yo creo que G9 este año, más allá de haber roto cosas, de romper y qué sé yo, hemos visto que la gente nos ha apreciado aún más, sí, ha apreciado las canciones. Y ha visto ya no los chamaquitos que estaban allí, sino nos vieron con otros ojos y nos están dando su respaldo. Y eso te lo digo, ¿por qué? Porque lo leemos cada día. Tocamos y el día siguiente estamos ahí leyendo y se los juro que nos escriben muchos y nos dan esas... Tú dices, ok, le estamos dando. Y aparte que ya ahora cantan muchísimo las canciones de ustedes. Sí, o sea, y la cosa más loca es de que hemos iniciado este concierto con pocas canciones del año pasado y las nuevas de este año. Y ya las nuevas se las están aprendiendo, porque muchos seguidores del festival, porque el Milano Latin Festival no es solamente un lugar donde uno viene a escuchar música, es un lugar muy familiar, es un lugar donde de verdad tú entras y te encuentras en Sudamérica, es un lugar donde la cultura lo hueles, la respiras. Entonces, evidentemente mucha gente que viene con seguido ya nos reconoce y aprecia y canta junto a nosotros la canción. Y el show es totalmente diferente al del año pasado, hasta tiene bailarinas. Este año, como estaba diciendo Sky, hemos crecido, hemos madurado, tenemos baterista, que Elisa y John Mucha, que la guitarra también, y también las bailarinas que de verdad llenan el palco, dan esa vibra, nos dan a nosotros también, y pues el público ve todo eso y se divierte. Eso yo creo que hay que agradecer también al subdirector, claro, a Marco Stra y a la MS Factory. Gracias de verdad por esa colaboración, que este año realmente ellos sí que le han dado duro mucho al show. Y visto que no hay que dejar de soñar, ¿con cuál artista le gustaría colaborar a G9? Yo penso sinceramente con Riccardo Montaner. Lui per me è un maestro incredibile. Abbiamo parlato con lui, ci ha dato dei consigli magnifici e speriamo di avere l'opportunità di collaborare con lui. E abbiamo un po' parlicchiato così. E ricordati di noi, Riccardo Montaner, ricordati. Messaggio per Riccardo Montaner. Ricordati. Sarebbe molto molto bello. No, seria incredibile, chico, sarebbe molto bello. Quisiera saber un poco de una canción muy divertida que se encuentra dentro del EP G9, Drink de Coco, hecha en colaboración con el trío de productores multiplatino italiano Salento Guys. Es una canción hermosa y queremos entrar a saludarlos. Un abrazo a todos, Salento Guys. Más, es una coproducción muy bella, la verdad, muy natural también. Nos propusieron la etiqueta, propuso esta colaboración. Para nosotros era un momento muy nuevo de colaborar con personas que no conocíamos, porque hasta ahora, imagínate, hemos colaborado todo a distancia. Ha sido un trabajo muy duro, de mucha paciencia, entre llamadas, mandaron las cosas, oye, así no, así sí. O Magari, él me decía, nos decían a nosotros, hay que mejorar eso, hay que mejorar lo otro. Pero todo fue gracias a un motiveto que hizo Santi, que comenzó a nacer esta canción. Le quisimos dar un mundo un poco dembow, es un poco tropical dembow. Okay. Y sobre todo quiero decirte que, visto que tú eres de la República Dominicana, nos imaginamos en la escritura, nos dijimos así, tenemos que imaginarnos en Santo Domingo y escribir. Estamos en la playa de Santo Domingo y escribí la canción y así nació esa Drinky. Aparte el motivo que puso él en la mesa, comenzamos a imaginarnos y por eso es muy fresca, es muy de Santo Domingo y no vemos la hora de ir a Punta Cana como la cantamos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Nomina Punta Cana. Creo que nació propio porque todos traíamos una canción triste, todos son los dolidos del corazón. Yo dije, no, hay que tener una canción divertida, como y yo estaba escuchando Chimbala en ese el tiempo. Fiestero. Y dije, no, yo tengo que, vamos a buscar un dembow, vamos a ver qué pasa. Y me recuerdo que dije, no, hay que estar aquí, pensar en la playa, en tomarse un drinky de coco. Y salió toda esta colaboración y la traje a los muchachos y le dimos durísimo. Y gracias también a Salento Guys, que él nos puso también una, ¿cómo se dice?
una buena base, una buena estructura también de la canción que fue funcional, fue realmente muy funcional. Y lo has visto en la tarima del Milano Latin Festival, tiene hasta una coreografía. Sí, tenemos hasta el pasito, ese pasito también lo traje yo. Ya, drink en la playa, bailando merengue toda la madrugada. No sé si podemos hacerlo aquí, no se puede, pero vayan a ver ese pasito. Ese pasito también lo creamos nosotros y fue, eso es para bailar con la gente también. Fue un paso para, digamos, para los troncos, que yo muy soy simple. Un tronco. Y ese también lo pueden hacer todos. Así que en TikTok vayan a escuchar la canción y hagan ese pasito porque todos pueden hacerlo. E allora, noi ormai, come tradizione di fine intervista, chiediamo sempre, voi ormai siete appunto, siete parte della famiglia del Milano Latin Festival, sapete che ha una grandissima storia, che sono venuti molti artisti di successo, c'è venuto J Balvin, quest'anno Prince Royce, sta per arrivare Anuel e molti altri artisti che hanno segnato proprio il successo di questo festival. E, come ben sapete, è da un po' di tempo, no? Che il festival sta iniziando ad avere delle difficoltà, purtroppo burocratiche, difficoltà che si sono concretizzate quest'anno, come ad esempio il festival dura soltanto un mese, gli anni scorsi durava 3 mesi, dall'anno scorso c'è la chiusura a mezzanotte e anche quest'anno appunto stiamo vedendo le stesse difficoltà che si sono presentate l'anno scorso, ma cioè ancora di più, cioè, quest'anno queste cose si sono viste ancora di più. Io vorrei chiedervi, esatto, vorrei chiedervi se potreste voi, figli del MLF Records, se potreste lasciare un messaggio di sostegno per questa bellissima manifestazione che rappresenta l'integrazione culturale che viviamo proprio qua a Milano, in Italia. Ma guarda, penso che sarebbe un dispiacere che finisca tutto questo. Almeno a mio punto di vista, io il Milano Latin Festival lo conosco da quando ero piccolo. Se devo raccontare una cosa, io mi ricordo che da piccolo ho sempre detto un giorno suonerò in quel palco. E oggi mi trovo lì, in quel palco. Quindi se posso dare il mio appoggio, il mio consiglio è non smettiamo mai di credere nelle cose perché prima o poi veramente succedono. Come a me è successo, che ho creduto tanto in suonare sopra quel palco, alla fine adesso sto realizzando quel sogno. E tutto questo, vederlo finire, sarebbe un po' un dispiacere per tutta la città di Milano, perché comunque non solo qua sta succedendo questo, ma anche in altre parti. E beh, penso che tutti pensiamo che la musica è vita. Assolutamente. Senza sì. La musica sarebbe un po' tutto noioso. E il Milano Latin Festival ti fa vivere perché nella città in cui viviamo durante l'estate molta gente parte, molta gente rimane qua per problemi economici ed ecco il Milano Latin Festival ti fa sentire in vacanza, ti fa sentire in pace, ti disistressa dal lavoro, da tante cose, quindi sì, penso vero, che vero. Questo non debba finire più. Sì, ti fa vivere, diciamo, la cultura, ti fa integrare questa cultura. E infatti grazie a questa manifestazione ha dato l'opportunità a molti artisti, come anche a noi, di salire su quel palco, di far conoscere la nostra musica a 9.000 persone, a tutte queste persone, e questa manifestazione non può morire perché dà l'opportunità a noi e a molti altri artisti, quindi anche se tu sei un artista, poi non puoi far morire questo perché ti dà una possibilità grandissima, questo sì, e non deve morire. Soprattutto perché rappresenta appunto, come dicevate voi, l'integrazione culturale, cioè rappresenta tutte le nostre culture e grazie a questo festival, cioè è proprio questo festival che dà voce a tutta la nostra cultura, senza questo noi non potremmo mangiare magari i nostri piatti tipici, non potremmo sentire la nostra musica, vedere dal vivo i nostri artisti preferiti, ma soprattutto dà moltissimo lavoro a tante famiglie. E anche dobbiamo dire che tutto il popolo italiano, tutto il popolo milanese, ma anche tutto il nord Italia ormai ha assimilato la musica latina a tantissima, quindi la musica latina non è solo nostra ma è veramente mondiale, siamo arrivati veramente in un momento dove la musica latina fa parte ed è di tutti, quindi questo posto, che miglior posto che il Milano Latin Festival dove radunare
integrare quello che è la cultura latina per il mondo e quindi quello che stiamo vivendo. Quindi io speriamo che molta gente possa dare il suo contributo, il suo sostegno per poter andare avanti. Io sono sicurissimo che andremo avanti e sarò il primo ad essere lì in prima fila con la mia bandiera a sventolare e stare con loro da sempre, per sempre. Bene ragazzi, noi vogliamo ringraziarvi. Grazie per le splendide parole che avete dedicato al Milano Latin Festival. Grazie mille a voi. Grazie mille a voi per il vostro tempo e questo è stato tutto per oggi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Un invito a Fabio qui all'escenario, por favor. Queremos presentarle el creador, quien creyó en nosotros, nuestro manager, Fabio Messerotti. Per chi non lo sa, questo progetto è nato qui a Milano. È stato qui il presente che ha creduto in noi. Grazie a voi, grazie anche al vostro appoggio, grazie a ogni genitore che si è fatto il mazzo così per fare che noi, i vostri figli, siamo giusto qua. Noi siamo il riflesso del vostro sforzo perché avete lasciato la casa anni fa e questa sera è nostra per voi. Muchísimas gracias. Dovete sapere che loro sono i miei secondi figliocci, perché questo progetto nasce da Latin Factor. Di che nazionalità sei? Ecuador. Che nazionalità? El Salvador. Orgogliosamente? Peruana. Orgogliosamente? Peruanissimo. Quantos años? 24. Quantos años? 23. A ti non te lo pido. Quantos años? 20. Latin Factor, un progetto para darle la posibilidad a los hijos de inmigrantes de subir a este escenario y crear un proyecto importante para que estos jóvenes tengan una posibilidad y un futuro musical. Gracias a todos.